E neanche tu devi dimenticarmi, non ti dimenticherò mai, Giambo, te lo giuro, mai, mai, mai. Ora vai via. Ciao. Ucci, ucci, sento odore di traslocucci. Ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Animal Crossing New Horizon. Ragazzi, finalmente Jumbo se ne va, praticamente è arrivato ieri nelle nostre vite, ma già ha deciso casualmente di abbandonarci. Casualmente, ragazzi. Quindi oggi manderemo via il nostro caro Jumbo, che per un po' ho iniziato a chiamare Poncho perché dicevo: devo mandare via Poncho, Poncho. Poi ho iniziato a dire: ma chi è sto Poncho? E quindi avevo confuso il nome di Jambon con Poncho. Ero convinta, ragazzi, ero convinta che si chiamasse Poncho. Comunque, mandiamo via questo Poncho e lasciate un like, ragazzi, perché dopo aver mandato via il nostro caro Jambon, andiamo a vedere con 10 ticket chi troviamo nelle isole deserte. E infine, se non troviamo nessuno di interessante, vedremo quale abitante ci darà il gioco. Quindi, ragazzi, vi raccomando, guardate tutto il video, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitemi su Instagram. Allora, mio caro Giampo, dove se ne sei andato? Vieni qua, piccolino. Quanto mi dispiace, piccolo Giampo. Scusa, ero un po' distratto perché devo prendere una decisione importante. A dirla tutta, meditavo se traslocare da qui. Vorrei vedere un po' il mondo circostante, ecco. Ho visto un sacco di serie sui viaggi in televisione. Sembra essere un bel modo per crescere maturamente. Meno male, ragazzi, che esistono queste serie TV che fanno andare via gli abitanti dalla mia isola. Grazie, grazie. Beh, Jumbo, non sai quanto mi dispiace, ma ti prego, sì, vai via. Mi dispiace tantissimo, Jumbo. No, non ti preoccupare per la mia reazione, mi mancherai tantissimo, ma proprio tanto, tantissimo. E neanche tu devi dimenticarmi, non ti dimenticherò mai, Giambo, te lo giuro, mai, mai, mai. Ora vai via. Ciao. Mi hai già fatto perdere tempo. Allora, ragazzi, il nostro caro Giambon ha fatto le valigie e si parte. 10 ticket e andiamo a scoprire insieme chi verrà a Letyway. Primo ticket, ragazzi, iniziamo subito con un topastro e io me ne vado. Secondo ticket, ragazzi. Mamma mia! Che ho fatto di male per meritarmi una vita così schifosa? Mamma mia, perché? Matilda! Matilda, come Matilda Semietica, ragazzi, uno dei miei film preferiti che guardavo da piccola, tipo La signorina Trinciabue. Ragazzi, se non conoscete La signorina Trinciabue, non andate da nessuna parte. E quindi, Matilda, questo è per vendicarmi della signorina Trinciabue. Addio, arrivederci, a me più. Terzo ticket, ragazzi, che poi non capisco perché nelle isole deserte c'è sempre un tempo di schifo. È perché anche il tempo si rifiuta. Vede gli abitanti che questo gioco mi dà e dice: no, mi devo rifiutare. Mi devo rifiutare. Perché? Piccio l'avrò incontrato 100 volte, ragazzi. Quarto ticket, ragazzi. O quinto, non mi ricordo. Ma adesso dobbiamo giocare pure a nascondino con gli abitanti, ragazzi, perché si nascondono. Questi infami, rognosi, luridi. Koala! Sydney! Sydney! Devo smettere di parlare con gli abitanti. Ragazzi, io ho paura. Dopo quello che è successo l'ultima volta, ho paura. Non voglio più parlare con gli abitanti nelle isole deserte. Quindi, ragazzi, se non avete visto quello che è successo l'altra volta, vi invito subito ad andare a vedere il video che trovate qui in alto. Perché, ragazzi, vi farà davvero ridere. Quindi, vi raccomando, guardate il video se non l'avete visto. Quinto ticket e diluvia. Proprio il tempo su Animal Crossing si rifiuta. Non vedo nessuno, ragazzi. Mamma mia! Fatti Mamma mia! vedere un po'. Girati, 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 vieni qui.
Fai vedere i tuoi baffoni. Non c'è spazio per le persone con i baffi nella mia isola. Ti giri! Oh, sei brutto. Ora che lo sai, me ne posso andare. Oh, non si vogliono far inquadrare questi abitanti. Siamo a metà. 5 ticket, può succedere da qualsiasi... E invece no, e invece no! Ragazzi, siamo quasi per arrivare al termine di questa mini caccia, proprio mini mini, ma ricca di emozioni negative. Allora, impermeabile nero... Zampe da gallina, niente ragazzi, è sicuramente una gallina. No, non è una gallina, però siamo lì. Ultimi due ticket ragazzi, siamo giunti alla fine. E niente, niente, al solito, niente. Niente. Però è carino. Però Carlos non è così male, dai, è simpatico, ha una faccia simpatica. Però il fuoco te lo spengo lo stesso, Carlos. Ultimo ticket. Ragazzi, spolliciate, dovete spolliciare in questo esatto momento. Se non avete ancora messo like al video, dovete assolutamente metterlo, perché solo con la vostra energia riuscirò a trovare o Carmelo o Raimondo. Ragazzi, ho bisogno di voi, oggi più che mai, quindi vi raccomando, dovete assolutamente lasciare like in questo momento. Forza, l'ultimo ticket, possiamo davvero farcela. Mi serve l'aiuto di tutti, per favore, alzate le mani al cielo, subito! Alzate le mani! Grazie a tutte le persone che hanno messo like, ragazzi. Andiamo a scoprire l'ultimo abitante che in realtà ho già scoperto. Voi non l'avete visto perché c'è la mia faccia davanti, però sì, ragazzi, è un gorilla. È un gorillazzo brutto! Brutto, ma che bruttissimo! Ma che è sto coso brando? Non l'avevo mai incontrato, ragazzi! Mamma mia, guarda, guardatelo, guardatelo! Guardatelo! Girati, Brando! Siete timidi, fatemi capire! Non volete mai farvi vedere in faccia? Girati, Brando! Guardate, ragazzi! C'è l'albero davanti! Mamma mia! Mamma mia, mamma mia ragazzi, è veramente osceno, osceno, e quindi sarà il gioco a decidere le sorti di Letty Way, di nuovo. Ok, andiamo subito a vedere chi ha comprato il terreno di Jambon, ragazzi. Mamma mia, siete carichi? Io sì, tantissimo. Marina! Non c'ho. Allora, Marina non è brutta, però ha fatto di tutto per venire a Letty Way, questa brutta puppa. Se non sapete chi è Marina, ragazzi, Marina è il polipo rosa, che è carinissima, siamo tutti d'accordo. Ma, raga, ha fatto di tutto, perché ogni volta durante le cacce la trovavo ogni 3-4 giri, cioè la trovavo in continuazione, quindi voleva per forza venire a Letty Way. Questa puppa alla fine c'è riuscita. Jambon se n'è andato ed è arrivata Marina. Ovviamente non è né Carmelo né Raimondo, però va bene, dai, va bene. Tanto anche lei se ne andrà, perché questa è la casa di Carmelo, quindi questo posto sarà solo esclusivamente di Carmelo. Qualsiasi abitante verrà messo su questo slot, verrà automaticamente abbandonato, perché è il terreno di Carmelo. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete altre cacce magari nuovamente in live, lasciate sempre un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!